Bella ragazzi, come sempre Zamp che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo commentary su Call of Duty Modern Warfare 2. Cioè, sentite che pronuncia ho della lingua inglese. Call of Duty Modern Warfare 2. Cioè, sono a me, vabbè. Bando alle cazzate, non è bando alle... va bene lo stesso. Allora, intendo subito precisare che questa è una partita di un po' di tempo fa. Infatti, non so se lo conoscete, ma lì si vede il microfono di Redzapire, che è un mio amico che ho incontrato, cioè l'ho conosciuto grazie al gioco online. Però dopo, quando sono andato in gita a Bologna, l'ho incontrato là perché era un mio amico. Ed è di un po' di tempo fa perché appunto adesso è sempre nello stesso clan, solo che invece di Rezza si chiama Zero. Vabbè, a parte questa piccola precisazione, iniziamo subito. Allora, questo video, come potete vedere, non è molto lungo e c'è una cosa che devo dirvi. In questo gameplay, come potete ora vedere, la connessione salta. E tipo la metà dei giocatori che c'era sta lì ferma, non so che cazzo succede, mi sa stava volando per la mappa piena di lag o altro. E io ovviamente come un testa di cazzo gli uccido, però ecco, perciò ecco, sappiate che non è una carica nucleare che è stata molto impegnativa da prendere, perciò non mettetevi subito a dire: "Ah, l'avrei presa anche io, sei una merda, fai cagare". Lo so, non c'è bisogno che me lo diciate, lo so benissimo che sono una merda. Però ecco, giusto per dire, proprio per voi che me lo avreste detto, almeno adesso sapete perché. Perché è così? Perché quelli stessero fermi? Non lo so, vi dico, penso che il cambio dell'host abbia fatto marcire tutta la loro connessione, vedete tipo quello che stava immobile comunque. Va bene, procediamo perché già sta per finire, no, non sta per finire il video, ma manca poco. Allora, in questo video volevo parlarvi di una cosa per me importante, ossia la mia lista della spesa di giochi che dovrò comprare nell'immediato futuro, diciamo, o dopo che saranno usciti. Allora, magari se mi va metterò anche degli overlay con la custodia della copertina sul video, giusto per farvi vedere un po' meglio di che cosa sto parlando. Allora, il primo titolo che ho intenzione di comprare è The Elder Scrolls V Skyrim. Sì, voglio prendere Skyrim perché, ecco, lo voglio da quando è uscito, ma siccome sono a corto di denaro, visto che i soldi della partner ancora non si vedono, ho deciso di aspettare a prenderlo. Adesso ieri lo cercavo un po' per scaricarlo da internet, se c'è, voi non lo dite a nessuno, eh. L'ho trovato, però sono tipo 5 GB da emul, che significa che non finirò mai di scaricarlo. Online l'ho visto, ma mi sembra che sia solo in inglese. E al GameStop devo farci un salto. Ah, mi sto scrocchiando tutte le dita delle mani comunque. Al GameStop costa ancora troppo e quindi cercherò di prenderlo appena cala un po' di prezzo. Poi, un altro titolo che va sicuramente comprato è Max Payne 3, perché io sono un fan davvero sfegatato della saga di Max Payne. L'ho giocati tutti dal primo. Vabbè, ce ne so 3, quindi non è che... E quindi ecco, non vedo l'ora che esca. Poi è della Rockstar, quindi ormai Rockstar uguale garanzia di qualità, perfezione. Cioè, Infinity Ward, Sledgehammer Games, prendete spunto dalla Rockstar che fa un gioco ogni anno, ogni due, ma almeno Cristo rimane nella storia, non come i vostri giochi di merda. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Dopo Max Payne 3 troviamo Bioshock Infinite, che è un nuovo episodio della serie Bioshock. Penso che tutti sappiate di quale serie sto parlando, che veramente mi è piaciuta. Se devo essere sincero, mi è piaciuto più il primo episodio di Bioshock che il secondo, perché aveva una trama più affascinante, una storia più avvincente e tutto il resto. Poi, un altro gioco da comprare sarà GTA V, però uscirà, mi sembra, a maggio 2013, quindi cioè dovrà essere qualcosa di epico, però c'è ancora molto prima che esca. Poi un altro gioco che devo prendere è Batman Arkham City, sì, anche se ce l'ho per PC, però io se ho i giochi su PC non mi diverto a giocarli come se l'ho sull'Xbox. E poi vedete che dovevo continuare il walkthrough su Me La Godo, ma non ci riesco perché davvero mi mette capo dover attaccare il pad dell'Xbox al PC e mettermi a giocare su questo schermo da 19 pollici minuscolo mentre ho il 40 pollici là in sala. Perciò ecco, quello sarà un gioco che dovrò cercare di prendere in qualche modo. Poi che altri giochi ci sono? Fatemi pensare, principalmente questi, ecco, perché io vado quasi sempre a colpo sicuro quando acquisto, perciò ecco, se vedete la mia collezione di giochi ho solo cose epiche, spettacolari, così. Poi volevo prendermi la Silent Hill Collection, però
ho saputo che è afflitta da diversi bug, perciò penso che rinuncerò. E vorrei comprarmi già da un po' di tempo GTA San Andreas per Xbox, perché ho saputo da Oni e dagli altri che è disponibile sul Live per 14-15 euro, mi sembra, quindi una cosa abbastanza fattibile. Poi, cioè, chi è che non è innamorato di GTA San Andreas? È epico. Poi il fatto di poterci rigiocare su PS3, io tipo l'ho finito 7 volte, su PS2 ero davvero un fanboy di GTA e lo sono ancora. E vedete, dopo la mia bella multikill con la carica nucleare, io vi saluto. Se vi è piaciuto, magari mi vengono in mente altri titoli, magari posso dirvene altri anche nel prossimo video. E spero vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate se non avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.